Caro Presidente Conte, io voglio andare a messa e non capisco perché dal 4 maggio si può riaprire tutte le attività produttive, si può dopo qualche giorno addirittura andare nei musei e non si può andare a partecipare a una celebrazione liturgica. La libertà religiosa è una libertà fondamentale, sancita dalla Costituzione. E la libertà religiosa senza la libertà di culto è un po' come la libertà economica senza la libertà di impresa. Dunque, io voglio capire perché non mi è consentito di esercitare un diritto fondamentale che da cattolico va ben al di là della dimensione giuridica. È una condizione per esprimere fino in fondo ciò che dà senso alla mia persona. Per questo io non posso tacere. Non voglio buttarla in politica, non voglio farla diventare una battaglia di parte, ma credo che sia assolutamente necessario ascoltare quello che anche la CEI ha detto finalmente con grande chiarezza. Mettiamo le regole di distanziamento. Se valgono per le imprese e valgono per i musei, perché non debbono valere per le celebrazioni liturgiche? Ma consentiamo la ripresa delle celebrazioni liturgiche di tutte le religioni, a cominciare da quella largamente maggioritaria nel nostro paese, che è la religione cattolica. Se la ragione per cui non lo si può fare è che non è favorevole il comitato tecnico scientifico, Presidente Conte, le domando, ma dov'è la politica? Perché vede, allora, per venire dietro a un discorso che fa molto presa sulla sua maggioranza, se a governare basta un comitato tecnico scientifico per ridurre i costi della politica, mandiamo a casa il governo, così risparmiamo. Altrimenti il governo prenda le decisioni politiche che tengano conto della sensibilità non solo degli aspetti scientifici ma di altri valori che sono altrettanto importanti. Per questo le chiedo senza indugio di consentire con tutte le regole di sicurezza necessarie la ripresa delle celebrazioni liturgiche. Ci sono chiese in cui si può stare sicuramente alla distanza di un metro senza alcun problema, nei giorni feriali e anche nei giorni festivi. E credo che non ci siano difficoltà da parte della Chiesa ad accettare imposizioni come l'uso delle mascherine. Ma la libertà di esprimere la propria fede non può essere conculcata, altrimenti dovremmo pensare che c'è un disegno dietro tutto questo, quello di limitare le nostre più profonde libertà personali. Per contrastare questo disegno siamo pronti a batterci fino all'ultimo respiro.